utile netto di oltre 41.000 euro e un incremento della produzione del 10%, l'Assemblea dei Soci di Sviluppo Umbria, Agenzia per lo Sviluppo Economico della Regione Umbria, ha approvato il bilancio d'esercizio 2021, il secondo consecutivo chiuso in positivo dopo il cambio di governance della società, che da 2 anni vede come suo amministratore unico Michela Sciurpa. Tantissime le attività che sono state fatte nel 2021, voglio soltanto ricordare per esempio rispetto al 2020 Sviluppo Umbria gestiva 3 bandi, nel 2021 ne gestisce ben 23, addirittura 38 progetti con la stessa struttura organizzativa, quindi un impegno e uno sforzo notevolissimi per far fronte alle esigenze della nuova amministrazione regionale. Bandi che vanno dal turismo alla cultura e bandi per i giovani rivolti alle famiglie, quindi parlo dell'istruzione e così come allo sviluppo economico. È stato un lavoro, devo dire, importante, ma è solo l'inizio perché stiamo già portando avanti una pianificazione, una progettualità importante che vedrà coinvolta Sviluppo Umbria nella nuova programmazione, quindi nella programmazione dei fondi europei 21-27, così come nel PNRR. Sviluppo Umbria sarà l'agenzia che dovrà gestire i grandi temi delle grandi transizioni, la transizione digitale, ambientale, la transizione dell'automotive verso il sistema elettrico. Insomma, Sviluppo Umbria dovrà essere il cuore in cui tutte le attività dell'innovazione, della scoperta imprenditoriale, dei cicli di vita dell'innovazione dovranno trovare un proprio luogo fisico di gestione. In linea con le mission di Sviluppo Umbria, ovvero promuovere il territorio e sostenere il tessuto produttivo regionale, il 2021 è stato anche il primo anno in cui è stato implementato il nuovo piano di comunicazione, raggiungendo con nuovi strumenti un pubblico sempre più ampio con la pubblicazione del bilancio sociale 2021, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Perugia. Abbiamo stipulato come Dipartimento un accordo con Sviluppo Umbria per 3 anni di accompagnamento, perché poi è un documento in cui è Sviluppo Umbria che si racconta. Noi facciamo da consulenti scientifici, no? E nell'ambito di questi 3 anni l'idea è passare da un documento di narrativo, quindi che racconta l'ente, racconta i risultati sociali dell'ente, a uno strumento di vera e propria gestione, dove di nuovo partendo dalla mission si passa agli obiettivi, a indicatori specifici, target da raggiungere, azioni da intraprendere, stanziamento a budget. In questo si coniuga perfettamente un aspetto di rendicontazione e un aspetto di controllo.